Siamo con Antonio Rossi, assessore allo sport della provincia di Lecco. Antonio, oggi un arrivo importantissimo del Giro d'Italia. Sì, è una bella tappa dove ci saranno tre picchi, dove si arriverà a circa 1300, Valcava, Culmine di San Pietro e l'arrivo qui ai Piani dei Sinelli. Difficile anche la discesa dalla Culmine a Vallabio, e credo che sia una tappa veramente molto difficile, anche perché la Gazzetta la dà 4 stelle, quindi sicuramente i corridori ci faranno emozionare. Tu sei anche un grande cicloamatore, riusciresti a farla? Cicloamatore che ciclo? Riusciresti a fare almeno? Ho fatto la ricognizione per l'econotizia.com insieme a Daniel Antonioni, che è un campione mondiale, tra l'altro abita qui a Resinelli. È veramente molto bello, siamo stati fortunati, abbiamo trovato una giornata di sole caldo, quindi ci siamo divertiti molto. Il percorso è decisamente duro, ovviamente la mia preparazione non è né come quella di Daniel, ma soprattutto non è uguale a quella di professionista. Tu oggi sei qui in veste non solo come assessore allo sport, ma sei anche come ambasciatore dell'Unicef. Esatto. Ci puoi descrivere? Inquadra qua, 45505, 45505, è un progetto zero. L'obiettivo dell'Unicef è quello di portare a zero la mortalità, il tasso, diciamo il numero di morti infantili. Quindi diciamo segue il giro per raccogliere i fondi per questa campagna. Grazie.